Fratelli rossoneri, amici di YouTube, buongiorno, 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 buongiorno e buon pomeriggio a tutti, amici. Scusatemi se oggi non ho fatto il video stamattina, ma veramente ero imballato di lavoro fino a qua, non sono riuscito a star fermo un cazzo di secondo. Guardate cosa ha messo il Rasta vicino al muro. Scaramantico il Rasta, non soltanto commerciale, ma scaramantico. Cioè andiamo a toccare, la maglietta di chi è che c'è? Pioli? Eh sì ragazzi, proprio la maglietta di Pioli. Sto rispondendo a tutte le vostre email ragazzi su chi vuole la maglietta del nostro Stefanino Pioli. E niente, appena so i prezzi, appena so quanto li pago io naturalmente, quanto li rivenderò, naturalmente non saranno cifre enormi. Le spese di spedizione che sono quelle che rompono più i coglioni, lo sbattimento che mi devo fare tra pacchettini, pacchettelli, bla bla bla, vi faccio sapere tutto, ok? Detto questo ragazzi, allora, io oggi voglio fare un appello. Oggi voglio fare un appello perché, come vi ho già detto mille volte, sarò ripetitivo, io sono stato calciatore, ok? Sono stato un gran trascinatore delle squadre che ho giocato, ma penso che questo l'avete capito, che sono molto carismatico come persona, ok? Poi non sarò un genio, non sarò il più bravo, non so più cosa, lo so benissimo, per l'amor di Dio. Però ho sempre vissuto lo sport, il calcio e lo sport proprio, come una passione, ma di divertimento, ma soprattutto con l'obiettivo di vincere, perché a nessuno piace perdere, ma a me in maniera particolare. E io oggi faccio un appello a tutti gli youtuber, e prima vi voglio dirvi una cosa, youtuber milanisti ovviamente. Non pensate che i giocatori, secondo me, non ci guardino i nostri video, perché i giocatori hanno anche loro l'iPhone come ce l'abbiamo noi, l'iPad, cose, e i nostri video li guardano e come. Se partiamo dal presupposto che abbiamo già perso domani, ok? A sto punto possiamo tranquillamente non seguire più il Milan e lasciamo perdere e siamo dei perdenti. Ricordate come ha detto Mihajlovic, un perdente trova sempre una scusa, un vincente trova sempre invece una via d'uscita, una soluzione, ok? Indi per cui chiedo a Total Fred, Brogna, lo Zoccolaccio, Zoccolo Duro, che c'è ancora, il Briga, Milanista Barcellona, tutti gli altri youtuber, Giovanni Manfredi, tutti gli youtuber che siamo, tutti quanti, di prendere in mano sta cazzo di squadra, carichi come pochi, non vi voglio vedere, molli, lo so che siamo più forti, lo so, ma tanto perdiamo, non è detto che perdiamo un cazzo domani, ok? Domani si va a Torino non per vedere i musei, non si va in ciabatte, ma si va con un paio di scarpe da calcio, senza anche parastinchi, pronti a pigliare le legnate, non me ne frega un cazzo, ok? E si va là, anzi, con parastinco doppio, ho detto una cagata, e si va là a fare una guerra a Torino domani. Non perché giochiamo contro la Juve, ok? Ma perché giochiamo contro la prima della classe, la squadra nettamente più forte di questo campionato, ok? Per questa motivazione domani si va là col coltello fra i denti, guardate dove cazzo si è messo in classifica, si va là a fare punti, si va là. Si va là a far punti domani. Poi, se perdiamo, che usciamo pieni di sangue dalla testa e piedi, ok? Che non camminiamo due giorni per i dolori che avremo, che la Juve esce fuori, anche loro, anche lei malconcia, che ha vinto all'ultimo secondo, oppure comunque si è sudato la vittoria fino all'ultimo secondo, sta a partire, state in bilico, non vi diciamo niente, perché domani perdere ci starebbe, ma non partiamo col presupposto che perdiamo e tanto abbiamo giocato contro la Juve a Torino dove perdono tutti, col cazzo, io non sono un perdente, non voglio tifare una squadra, una mentalità così è per gente perdente, io non sono un perdente nella vita, ok? Come non voglio che non lo è nessun mio fratello rossonero, ok? Le altre delle altre squadre possono pensarla come cazzo voglio, non ci interessa. Ma i miei fratelli, domani prendiamoci per mano, facciamo un video di incoraggiamento, qualcosa a sti cazzo di ragazzi, ok? Affinché si sbloccano. Affinché ci possa, anche per loro stessi, anche un po' di amor proprio. Io non penso che se ne sbattano proprio i coglioni. Magari qualcuno sì, ma non penso proprio tutti. Non penso che gli piaccia perdere sempre e pigliarsi sempre i nostri insulti. Arriverà il momento che tirano fuori sti coglioni, vanno là e fanno una cazzo di prestazione della Madonna e ci danno una soddisfazione. Arriverà quel momento. Arriverà quel momento che entrano in campo a mangiarsi l'erba. Sono più forti. E allora? Qual è il problema che sono più forti? Lo so anch'io, lo sa anche Topo Gigio che sono più forti di noi. E quindi? Dove sta scritto che nel calcio vincono sempre quelli più forti? Dove cazzo sta scritto nel calcio? Non sta scritto da nessuna parte, sta scritto. Ok? Quindi non voglio sentire video dove tanto domani abbiamo già perso, oppure tutti mosci, tanto domani se la formazione si sa già come va a finire. Un cazzo! Domani se i Gobbi vogliono vincere se la devono sudare le sette camicie. Ok? Perché stanno giocando contro il Milan comunque, non stanno giocando contro, non lo so, contro l'Albino Leffe.
con tutto rispetto per l'Albino Leffe, ok? Sono felicissimo che rientra Conti a destra, felicissimo che rientra Conti a destra. Vediamo se lo dobbiamo dar via e finalmente sono costretti ad andare a prendere un cazzo di terzino, o se era soltanto un problema tattico che lui si trova soltanto bene a fare il quinto di centrocampo. Quindi contentissimo gioca Conti, poi se farà cagare, che vediamo che non è recuperato mentalmente, che il fisico non è recuperato, che non ci sta più con la testa, che non lo so, lo daremo in prestito. L'importante è che abbiamo un terzino, che sia Conti o non, valido, che non rivedo Calabria tutto il campionato. E questo è il primo punto buono. Secondo punto che mi piace, giochiamo col centrocampo in linea, che sono curioso di vederlo, uno come Bakayoko, però non voglio parlare dei vecchi, abbiamo quelli nuovi, uno come Benasser e Crunch in mezzo vanno benissimo, vanno, secondo me, in linea. Non so che farà giocare, non so soprattutto come cazzo giocheremo, che non ho ancora letto niente perché non ho avuto tempo. Sicuramente domani Suso lo farà giocare, quindi giocheremo col 3-4-3, non col 3-5-2 come avevo sperato io. Paquetà, non so chi giocherà fra Paquetà e Çalhanoğlu, non ho la più pallida idea se giocherà, non ho ancora visto nulla, ho soltanto visto che sì, non giocherà perché torna a casa, che l'ho visto dal video di Pellegatti. Borini, grazie a Dio, torna a casa anche lui, per scelte tecniche, non sono stati convocati, quindi già Pioli, cazzo, parte già che hai lasciato a casa che sì, non so se è perché era infortunato, ho sentito per scelta tecnica, ho sentito addirittura. Io, se esce per scelta tecnica che sì, Pioli, io ti stringo la mano Pioli, se è per scelta tecnica. Sono carico, come veramente, io vorrei essere lì. Mi fate scendere negli spogliatoi un attimo? Mi fate scendere 5 minuti negli spogliatoi un attimo, che c'ho qualcosa da dirgli? Per me è proprio un problema di testa e di determinazione, perché io non voglio pensare che facciamo così cagare. Siamo limitati, per l'amor di Dio, ma non voglio pensare che facciamo così cagare come ho visto fino adesso da settembre. Perché ho visto un Milan giocare abbastanza bene un'ora col Torino e un'ora contro la Lazio. Li ho visti giocare bene, non li ho visti giocare male. Non si può adesso far tutto uno schifo anche quando comunque si vede anche un po' di luce. Ok, quindi non voglio, per me è proprio un problema di mentalità, che non avete palle, dovete tirare fuori ste cazzo di coglioni. Prendiamo un gol, fa niente, prendiamo, andiamo subito a pareggiare. Non che prendiamo un gol e finita lì. Domani speriamo che il pistolero a Torino aveva segnato l'anno scorso, magari ci dia qualche gioia. Perché sicuramente per me giocherà lui, non giocherà Raffaele Leao. Boh, vediamo un attimino. Sono curioso di vedere Romagnoli con la difesa 3 e chi è che farà giocare a 3 dietro. Farà giocare Musacchio, Duarte, non lo so. Magari io domani sinceramente sarei partito con Romagnoli, Rodriguez, sì, Rodriguez comunque se non passa la metà campo dietro sa difendere, che copriva, almeno lì gli dici tanto lo devi passare la metà campo, c'è davanti Teo Hernandez, comunque lui a difendere, Marco Antonio, un po' di fisico domani contro la Juve ci può anche stare. Rodriguez io come terzo lì ce lo vedo anche abbastanza bene sinceramente, non ce lo vedo neanche poi male, anche perché c'è soltanto il portiere, non c'è più dietro il centrale da passare la palla, c'è soltanto il portiere al massimo che può passargli, fargli il retropassaggio indietro, però da ultimo ci può anche stare, da laterale che è inguardabile, dietro non lo vedrei neanche male, vediamo come scendiamo in campo domani, un attimo. Allora, Mattia Rigon 4, Massimiliano Rossi, Sergio Morello, auguri Sergio che si è appena sposato, Sergio! Hai fatto la cazzata che abbiamo fatto molti di noi, scherzo, auguroni per il tuo matrimonio, Sergio. Poi, voglio sponsorizzare, visto che F Lazio me l'ha chiesto da un tempo, poi ragazzi, è l'ultima sponsorizzazione che faccio, perché mi state scrivendo in 10.000 per le sponsorizzazioni, però, figli miei, se inizio a sponsorizzare tutti, io qua non me la cavo più, salutare la gente, ok, però vi voglio bene a tutti quanti, però sponsorizzare tutti, io non ce la faccio più. Massimo Traversi e Simone Bertocelli. Detto questo, ragazzi, io ci credo, sono un pazzo. Poi domani vengo qua, sfasciamo il magazzino, sfasciamo. Prima togliamo la maglietta di Pioli, però. Ok, io ci voglio credere ancora in voi, ci voglio credere. Domani farò il video. Stasera magari faccio il video dopo che ho visto l'Inter stasera. Così le commento tutte le partite. Inter, Milan, Juve le commento tutte. Stasera dopo che c'è anche qua il Verona, le sei che tra un po' arriva con delirio. Commenterò l'Inter stasera, se riesco a vederla, per quel poco che riuscirò a vederla. E poi c'è anche mia moglie che mi darà una mano, magari riesco anche a vederla. Comunque, stasera farò il video sulla partita di Inter-Verona. Domani saremo dentro gli spogliatoi, poi fuochi d'artificio dopo Milan-Juve. Detto questo, ragazzi, tutti insieme gli altri youtuber, tutti insieme facciamo un video per incoraggiare sta cazzo di squadra. Iscrizione al canale YouTube del Rasta innanzitutto, clic, tra un po' non c'ha più bene. Campanella per gli aggiornamenti, prego, non soltanto la dovete attivare quando perdiamo, clic, 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 clic,
Ragazzi, un abbraccio a tutti, ci sentiamo domani, ciao!